tutti ragazzi, benvenuti su Nel Villaggio. Oggi siamo qua su una nuova tipologia di video, siamo qua su delle random battle, perché in realtà mi volevo prendere una serie un po' più leggera per alternare sia ad Analytics che a le serie di competitivo, quindi agli Switch, Ranked e via dicendo. Se questa tipologia di video vi piace, lasciate un bel like, commentate tantissimo con le vostre opinioni, andiamo a vedere che troiai troviamo in random battle, togliendo sempre la musichetta. E quindi niente ragazzi, volevo prendere un po' questo video anche per parlare un po', quindi diciamo che potrebbe essere un buon momento per interagire con l'utenza. Abbiamo un Mesprit e un Silvally contro un Orangurio e uno Steelix, che non è per niente un team da Trick Room il suo. Comunque, allora, il nostro Mesprit con gli avanzi Levitate, ok, Silvally tipo Elettro, Thunderbolt, Snarl, Parting Shot, bello, Thunder Wave, Blaziken Mega, Darkrai, Kartana e Claydol. Mamma mia. Allora, andiamo a subare. Questo c'è Patrick, un mega ci sfonda. Quindi andrei a fare knockoff su Oranguru. E poi andiamo a fare parting shot su Steelix, che è mega, ok. Noi ce ne andiamo, entriamo con Kartana. Anche se lui adesso in realtà ci mette Trick Room, vado, dobbiamo anche andare con Plazzi, che hai già kickato in faccia. In realtà siamo a posto. Entriamo con Claydol, che è di tipo terra. E quindi niente ragazzi, io spero veramente che il canale vi stia piacendo come sta andando, perché mi piace, nel senso, stiamo crescendo di numero, le live iniziano veramente ad andare bene, nel senso che siamo tanti, siamo veramente tantissimi, e questa cosa mi fa impazzire, perché sinceramente non l'avrei mai detto, nel senso, oh, ma tu hai Levitate, bello. Ma rifacciamo un knockoff oppure mettiamo, c'era un altro che levitava? No, era Claydol l'altro che levitava, ok, non è niente, perché altrimenti questo è buio, prende danno, fire prende danno, ah, niente, rimaniamo così. Non so se venga giù, ma in realtà sì, perché prende per 4, rifacciamo il knockoff anche se prenderà meno danno per via dell'assenza dello strumento. Comunque vi stavo dicendo, sta andando molto bene tutto quanto, sono molto molto contento di questo, quindi mi volevo prendere anche un po' di tempo per le random battle, nel senso che sono un contenuto molto molto leggero, dove voi potrete comunque commentare con tutto quello che vi passa per la testa per quanto riguarda il canale. Tra l'altro il parting shot ha fatto il suo, perché non ha fatto nulla a Claydol. E quindi niente, spero davvero che siate contenti quanto me, perché ci voleva, nel senso, ci voleva che il canale iniziasse a prendere un po' di sostanza, e tramite tutte le serie che stiamo facendo la può prendere. Poi mi dispiace aver saltato l'appuntamento di domenica con la nuova serie, a cui ancora devo trovare un nome, quella in cui parliamo di altri giochi a parte Pokémon, però questa domenica ci sarà. E soprattutto questa settimana io prendo Pokémon Let's Go Eevee con la Pokéball Plus, lo prenderò dopo domani, quindi io sto registrando, lo prenderò domani per voi, perché questo video lo vedrete martedì, quindi lo dovrei prendere il 14, quindi già in live posso farvi vedere qualcosa per quanto riguarda la Pokéball Plus. Knockoff di Beedrill, attenzione. In realtà Psychic, ma no, non lo devasta, vabbè, Ice Beam fa il suo. Una Claydol Life Orb, ragazzi, è qualcosa di illegale. Protect e Terremoto. Vediamo un po' il nostro Chris Fira. Poi io le sto facendo in doppio, ragazzi, perché secondo me sono un po' più divertenti rispetto a quelle in singolo, c'è un po' più di tattica. Oh, U-turn, Earthquake, Beedrill dovrebbe venire giù, esatto. Noi moriamo di Orb, ma Mesprit continua a rimanere lì. E adesso penso che sia un buon momento per entrare con Blaziken. Ledian, ok. Allora, Psychic, Mega. Oh, io potrei anche Sword Dance gli addosso, ragazzi. Io faccio Psychic, Mega, Sword Dance. Mamma mia, l'illegalità di questa cosa. Encore, mamma mia. Boh, morto. Noi andiamo più uno di velocità. Belle le Mega, belle le Mega. Peccato che arriveranno nell'Ultra Series, che
che purtroppo secondo me sarà veramente difficile da giocare. Il nostro avversario si è disconnesso molto bene. Bene, il nostro avversario si è disconnesso, quindi andiamo a farcene un'altra. Anche qui, ragazzi, manterremo più o meno, penso, 3-4 random battle, perché comunque non vuole essere un video lungo, ma soltanto... Oh, Sigilyph e Licarrock contro Roserade e Golisopod. Ok, vediamo un po' chi altro c'è dato. Smeargle, Meganium, Lunala e Azumarill. Beh, in realtà non è male. Mettiamo Tailwind. Tu sei di tipo roccia, tu sei di tipo erba, questo non ci piace. In più lui ha la mossa prioritaria, quindi andrei a mettere tranquillamente Meganium. No, però Schermaglia è tipo coleottero. Tailwind, Meganium. Meganium io l'ho visto anche in top su un torneo e devo capire il motivo in realtà, perché non mi sembra che sia fa capita questa cosa. Allora, lui non ha più la priorità. Mettiamo screen. Tanto Meganium prima se ne va meglio è. Però in realtà il light screen ci può far comodo. Prima di Liquidation su Sigilyph, va bene. Adesso noi entriamo con Lunala. Vediamo che mosse ha Lunala. Tailwind, no, questo è lui. Moongeist, Psychic, White Guard e Roost con Lapsidrus. Lui è Sash, è Balloon e Life Orb Azumarill. Mamma mia, peccato che non ha belli drum. Psychic su Roserade. Anzi, Air Slash più Psychic. First Impression, vabbè. Cazzo, ho fatto la mossa prioritaria, vabbè. Questo Roserade, ragazzi, ci sta addormentando tutta la squadra. Vediamo se riusciamo ad addormentare. Sì, ad addormentare, a colpire con Sigilyph che sta dormendo da 6 ore, Cristo. Lui ci spacca lo scudo con l'Urala, ci droppa la difesa. Ma quanto culo hai? No, io mo c'ho una questione di principio. Oh. Ah, Roserade va giù, finalmente pure noi cominciamo a fare male. Luna la dorme e Liquidation, porca troia, ci ha fatto malissimo. Perché ci ha pure droppato. Il Light Screen in realtà non è che sia servito a molto, però vabbè. Excavalier. Allora, Excavalier prende per 4 Light Wave. Quindi gliela andiamo a fare, sperando di hittarlo. Mamma mia, pure crit. Però ha mangiato l'Occaberry. Però Lunala si sveglia e Golisopod prende danno. Emergency Exit, va bene, si sapeva. Vediamo che cosa altro ci offre il nostro amico. Un Bulu. Un Bulu, ragazzi, che di Air Slash prende un sacco di danno. Peccato che Sigilyph è morto. Però in realtà noi adesso abbiamo una Heat Wave. Ah no, Lunala non ce l'ha. Aspettate. Smeargle. Ok. Proviamo a fare così. Helping Hand più Moongeist. So Dolores de Panzas. Boh. 80%. Nature Madness è un Bulu Life Orb. Mega Horn ci butta giù Lunala, però io questa non gliela voglio regalare. Licarrock. Allora, possiamo andare a sporare Excavalier e andiamo a fare, proviamo a fare Sucker Punch su Bulu. Anche se io non penso che venga giù, essendo anche tipo Fairy. Noi abbiamo 230 d'attacco. Boh, proviamoci, ragazzi, nel senso, vabbè. Tanto Excavalier dorme. Lui va di Super Power su Smeargle e si droppa. Ecco, questa è una bella notizia. Muore. Perfetto, Excavalier dorme. Mo siamo noi che giochiamo con il sonno. Lui metterà Golisopod, penso, per godere della priorità.
questa è una bella lotta. Invece mette Ariyama, vuole farci fake out su Smeargle sicuramente, quindi andrà a fare King Shield più Sword Dance. Questo è il momento giusto per provare a setappare. Non ha fatto attenzione, va di Ice Punch sull'Igarok. Mamma mia ragazzi, noi siamo a più 2 di attacco. Lui si burla, ovviamente. Andiamo a fare Helping Hand più Stone Edge su Ariyama. Vediamo, dobbiamo colpirlo. Purtroppo ragazzi non abbiamo mosse buone per l'Igarok, perché abbiamo soltanto Stone Edge e Sucker Punch. Lui adesso sa che abbiamo Sucker Punch, quindi potrebbe essere un problema questo. Lui di Ice Punch non ci butta giù. Io andrei a fare Helping Hand più Stone Edge su Excavalier, perché dobbiamo levarcelo. Anche se ragazzi questo qua è di tipo Steel, io penso neanche con Helping Hand vada giù. E invece sì, perfetto, ottimo. Ariyama prossimo turno è morto. Lui adesso rientrerà con Golisopod e invece mette Walrein. Attenzione, andiamolo a sporare, andiamo a fare Sucker Punch su Ariyama. Ok, Smeargle vai a Sleep Warrain, perfetto. Adesso Golisopod ha la mossa prioritaria. Se noi andiamo a fare Spora più... lui ci butta giù l'Igarok. Però in realtà, ah, questa più uno schermaglia, non so quanto ha di priorità. Perdiamolo il bonus e mettiamo a Azumarill, perché non voglio che muoia l'Igarok. Adesso così noi possiamo fare... che cazzo, Seth ha dormito solo un turno, Warren. Va bene, rientriamo con l'Igarok. Ed è un 2 contro 2. Intanto buttiamo giù Golisopod, se lo butta giù da solo, a posto, abbiamo vinto. Olè, mamma mia, questa è stata una bella lotta, questa è stata però una bella lotta, è stata bella lunga però, motivo per il quale ci andiamo a fare l'ultima random battle. Questo, non c'è, avevamo un po' dei Pokémon del cazzo tipo Meganium, per dire, in più lui all'inizio c'aveva un sacco di problemi con Roserade. Però in realtà poi non siamo andati male. Adesso vediamo un po' chi ci dà nell'ultima. Sudowoodo e Minun contro Embor e Gyarados. Madonna sì. Che cazzo. Beautifly, Ludicolo, Mesprit e Banette. Porco due ragazzi. Allora, Mega Gyarados, cazzo, adesso anche... Oh, intanto mai non mi fa un po' di danno. Waterfall va benissimo. Era quello che mi serviva in realtà. Adesso vediamo se Ludicolo... Io come al solito non controllo le mosse, però abbiamo Giga Drain, un Ludicolo a V. Ok. Beautifly, Sudowoodo, Lifeorb, Mesprit e Banette Mega. Ok. Noi possiamo andare a fare Fake Out su Embor e Thunderbolt su Gyarados. E va giù. Mamma mia, regà. Gyarados buttato giù da Minun. Non si può sentire. Confi. Idropompa su Embor. Più. Quello è tipo Fairy. Quindi Thunderbolt. E in realtà, vabbè, Drenikis ci ha uccisi. Però noi hittiamo con Idropompa. Buttiamo giù Embor. Adesso io entrerei con... Allora, lui è una Sithus, Psychic, Calmind, Helping Hand, Thunderbolt. Questo è un bel Pokémon di supporto. E lui mette Buzzwole. Ok, a noi ci va bene perché andiamo a fare banalmente... Lui è di tipo Coleottero, quindi possiamo andare a fare Ice Beam. O proviamo a Calmindare anche, volendo.
facciamo idropompa più calmine. Sulla di U-turn su Mesprit, quindi vediamo che cosa ci mette. Lui la Mega già l'ha usata. Ci mette Raichu, ok. Idropompa hit a Buzzwole. Leech Life su Mesprit ce lo butta giù. Peccato. Me lo dovevo aspettare che di Random Battle gli avesse potuto dare una stab di tipo Coleotte, non ci ho pensato. Allora, su dovuto. Lui adesso ci farà fake out sicuramente sull'udicolo. Però riproviamo a fare idropompa e facciamo Rock Slide. Focus Blast, miss, buono, idropompa, adesso lui va di Leech Life sull'ludicolo, mamma mia che dolore. Vabbè, più uno ragazzi, Buzzwole poi ha un attacco assurdo. Però intanto Raichu va giù, Buzzwole no, di frana, Cristo. Dobbiamo mettere Beautifly. Mamma mia, Buzzwole ha più due, però secondo me ci spacca tutta la squadra. Facciamo Air Cutter. Più Protect. Ok, Buzzwole muore. Perfetto. Vediamo Golurk cosa fa. Fa Stone Edge su Beautifly. Ah, la bacca che... cazzo è? Allora rimangono Golurk e Confei contro Sudowoodo e Mega Banette. Diciamo che tendenzialmente abbiamo vinto, però non cantiamo vittoria troppo presto. Mega più Will-O-Wisp su Golurk e andiamo a fare Woodhammer sempre su Golurk. Addio di Woodhammer Life Orb, però ragazzi mi sa che viene giù. Facciamo Taunt su Confei più Woodhammer. Lui cura Golurk. Facciamo Taunt apposta. Shadow Punch, porca troia, ma che cazzo è Shadow Punch? Boh, perfetto. Sudowoodo contro Confei che è tauntato, ragazzi, non dovrebbe essere... Come dire? Ah, lui ha Draining Kiss. Ok, vediamo quanto gli facciamo di Woodhammer. 60%. Lui ha una Seedless. Noi ci prendiamo Recoil più danno da Orb. Andrei a fare Rock Slide. Per fargli maluccio. Perfetto. Lui di Draining Kiss non ci butta giù. Facciamo Woodhammer. E dovremmo farcela. Giusto? Perfetto. E abbiamo vinto noi. Very nice, ragazzi. Spero che questo appuntamento in Random Battle vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete prossimi appuntamenti in Random Battle. Oppure, tra tutte le varie modalità di Pokémon Showdown che vi lascio aperto qua, magari volete provare a fare qualcos'altro. Quindi, nel senso, fatemelo sapere sempre qua sotto nei commenti. Naturalmente, non dopo aver lasciato un like al video. Non prima. Non prima, non prima di aver lasciato un like al video, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto qua sotto in descrizione, tutti i social, il gruppo mio e del Gala, Gala Village su Facebook, vi aspettiamo, un saluto del Village e bella per voi, ciao!